di cui si è discusso molto questa settimana sono sicuramente i giocatori della Lazio che dovranno rinnovare il contratto. Su tutti Mauri, che oggi ha rilasciato un'intervista a Calcio 2000 in cui dice che non c'è alcun problema nel rinnovare con la Lazio, e poi gli è stato chiesto se gli piacerebbe fare un'esperienza all'estero, e Mauri ha detto se sarei molto affascinato dal campionato americano, l'MLS, e quindi queste sono le sue dichiarazioni, ma non c'era dubbio che comunque e non ci fossero problemi per prolungare almeno di un altro anno con Stefano Mauri. E i nomi invece dove si può discutere di più, magari Marco, sono Marchetti e Radu. Radu ne abbiamo parlato pure nelle altre settimane, avevamo un po' tutti questo sentore, un po' per i nomi che uscivano nel suo ruolo, accostato sempre a terzini sinistri, quindi un po' il presentimento che non volesse rinnovare con la Lazio. Lo avevamo. E Marchetti, che ancora non si sa, però su Marchetti è un discorso più importante, perché sostituire un portiere del valore di Marchetti non è semplice, trovare il sostituto di Marchetti eventualmente non volesse rinnovare, che ne pensi? Però penso non ci dovrebbero essere grossissimi ostacoli tra Marchetti e la Lazio per proseguire insieme, anche perché comunque Marchetti aveva posto come vincolo di una sua permanenza a Roma la possibilità di giocare la Champions League. Ora la Lazio innanzitutto deve affrontare questo preliminare al meglio e permettere poi al mister di partire per il ritiro con tutta la rosa disponibile, quindi penso in primis il futuro portiere titolare della Lazio. Il problema di Marchetti è sempre, secondo me, uno solo: l'ostinata idea da parte magari anche della società di fare questo dualismo Marchetti-Berisha, perché comunque Berisha, a detta di molti, è un diciamo considerato come un titolare. Io, secondo me, comunque si percepisce tuttora, nonostante Marchetti non sia lo stesso dei primi anni, però il valore tra Marchetti e Berisha, secondo me, non ce n'è neanche da discutere, perché comunque poi alla fine magari Berisha è più costante nelle sue prestazioni, però il rendimento di Marchetti veramente ti può dare quei 4-5 punti in più nel corso di una stagione. È vero che la Lazio storicamente ha sempre avuto quasi due portieri di pari livello. Difficilmente mi ricordo dove veramente da quel punto di vista del ruolo eravamo, diciamo, un pochino scoperti. Quindi se magari c'è questa idea di continuare a puntare su Berisha, è normale poi che comunque ne possa risentire la posizione di Marchetti. Ma io penso, ripeto, che da questo punto di vista Marchetti sposerà la causa Lazio, perché c'è una stagione da affrontare su dei livelli importanti, quali non facevano parte della Lazio da diverso tempo, quindi non penso ci sia questo problema. L'unica cosa, mi dispiace un po' della situazione Radu, perché secondo me non capisco quale possa essere il reale motivo per cui ci debba essere questo divorzio, perché comunque Stefan Radu è vero che è incostante, è vero che comunque è perseguitato da diversi infortuni, però comunque magari in rosa è un giocatore che secondo me ci può stare, quindi sai, vedere pure la posizione in Lulic, che comunque anche lui è allettato dall'idea di provare una nuova esperienza al di là della Lazio, visto comunque l'interesse da parte della Juventus, quindi poi bisognerà sempre vedere quanto di reale possa esserci in questa situazione. Però vedi, già rimaniamo soltanto con Brafeid e sarebbe poi difficile da poter trovare, secondo me. Su questo noi dobbiamo parlare, perché di Brafeid non si parla, lui ha il contratto in scadenza a fine mese, perché
infatti il contratto di un anno con la Lazio, quindi pure su questo magari Ma non ci sono ci neanche voci sarà. su Maurizio. E sì, vabbè, adesso un po' tutte le società è difficile trovare notizie certe in questo periodo del calciomercato dove siamo alla fase iniziale, quindi sicuramente fra qualche settimana si strutturerà il tutto meglio in previsione poi della partenza del ritiro di Auronzo, che la Lazio deve ancora ufficializzare come date. La località Auronzo dovrebbe essere, da quel che si vocifera, dal 9 luglio fino al 20, e proprio in base poi al ritiro a vedere un po' i giocatori che saranno messi a disposizione di mister Pioli. E Marchetti è sicuramente, come hai detto te, di un altro livello proprio rispetto a Berisha, che secondo me è un buon portiere, però come titolare Marchetti, e Berisha se si convince è un ottimo portiere di riserva e poi può pure disputare la Coppa Italia. Su Radu pure a me sfugge il motivo, sicuramente ci sarà un motivo valido, perché comunque Stefan Radu si è affermato pure oltre per le sue capacità, ma pure grazie alla Lazio, insomma, perché da quando è arrivato qua che è diventato Stefan Radu, quindi ha sempre dato tutto, un giocatore molto grintoso, che, per cui non so il motivo, forse può essere così a sensazione, solo economico il motivo per cui non possa rinnovare con la Lazio, magari ha un'altra offerta più importante, l'unico che mi viene in mente, perché Si parla della Sampdoria, io non penso che la Samp possa ah, quindi offrire un. c'è qualcosa ancora che va oltre. Allora no, non mi viene Cioè. proprio in mente. Se non è quello economico, non ne ho idea. Allora, si parlava di un interesse. Ne avevamo parlato anche con la scorsa puntata con Andrea del Napoli. Si dava quasi per certo il trasferimento di Stefano Radu a Napoli. Però poi stiamo vedendo come il nuovo allenatore della società partenopea abbia già fatto le sue Savastano. richieste. Savastano. Sì, Savastano. Abbia già fatto le sue richieste e in quella posizione gradirebbe portare a Napoli Isai, che poi è un giocatore ed è un pallino di dare e non ha del tutto mollato la presa. Infatti, questi giorni comunque la Lazio tiene sott'occhio il terzino albanese dell'Empoli. Magari in futuro scopriremo poi una trattativa della Lazio. E quindi sembrerebbe che pure Napoli stesso non sia così forte su Radu. Si parlava della Fiorentina, ma in questo momento la Fiorentina non sembra, di tutte le situazioni, interessarsi ad acquistare un terzino sinistro. E quindi l'unica pretendente che è uscita in questi giorni è la Samp. E come proposta contrattuale io non credo che, ma non perché la Samp non sia una squadra di rispetto, però non penso che la Lazio non riesca a fornire un contratto a Stefano Radu migliore di quello della Sampdoria. Secondo me ci sono Ci sarà, altre situazioni, magari non è più nelle grazie della beh, non lo società, so, non o lo magari sappiamo, sì. quindi non lo possiamo No, dire. nella mia idea Sì, personale. sicuramente sì, c'è un motivo, il dubbio viene perché giustamente, come hai detto te, se mi parli del Napoli già ci posso stare, perché comunque la via della Lazio per andare al Napoli, che comunque il livello è quello, ci può stare. Vai alla Sampdoria, cioè, scendi di livello a livello di squadra, quindi staremo a vedere, anche se poi tutto si deve muovere a livello di calciatori, perché si è mosso veramente poco finora, giustamente siamo all'inizio, si è mosso magari più dal punto di vista degli allenatori, perché il Napoli ha ufficializzato Sarri e l'Empoli ha preso Giampaolo, quindi queste sono le mosse degli allenatori fino adesso. Vi staremo a vedere la Fiorentina e cosa intenderà fare. E si è fatto un gran parlare nei giorni scorsi del Milan, degli acquisti, e se fossero veramente quelli, il Milan ritorna prepotentemente diciamo come squadra importante nel campionato italiano, perché si è parlato di Jackson Martinez, si è parlato di Ibrahimovic, si è parlato di un altro centrocampista francese che adesso non mi viene il nome, Condobbia. Ndombia, esatto,
quindi nomi importanti, e pure il Milan, se inizia così con gli nuovi innesti a livello economico dell'azionista cinese, sarà una forza importante pure del campionato italiano. Anche beh, faccia, se, mi sembri scettico. Il Milan ha dato come disponibilità economica a Gagliani quasi 150 milioni da investire sul mercato. E 35 già sono andati su Jackson Martinez. Io mi riservo di pensare che comunque è una cifra un po' spropositata, perché secondo me è un giocatore di cui se ne fa un gran parlare, ma secondo me non è poi questo talento assoluto che vogliono far sembrare. Secondo me è un buon centravanti, non di più. Però magari un'opinione mia, io andrei a spendere quei soldi per Lewandowski. Il Porto se l'è sempre fatti pagare bene, appunto, i giocatori, però. Quindi questi 35 milioni, il Porto, come dici te, andranno poi visti sul campo se li vale. Secondo me è un bel attaccante, fino adesso ha fatto bene, però nel campionato portoghese. Ma qualche gol l'ha fatto anche nelle competizioni europee, non assolutamente. Sì, però i numeri li ha, però bisogna vedere un anno interno in un campionato come quello italiano. Secondo me ha le potenzialità per fare bene. E poi se facesse coppia con Ibrahimovic, come abbiamo letto, insomma, sarebbe una coppia veramente di tutto rispetto. Sì. Anche se poi del Milan c'è da cambiare tanto, perché come squadra non so se potrebbero bastare i soldi che hai detto te, perché se andiamo a vedere comunque, se non dico che da rifondare totalmente, ma quasi, insomma. Perché buono c'è il portiere. Quello spagnolo è buono. Pure lui c'ha comunque una bella età. Sì, però per il prossimo campionato sì, quello è un buon portiere. Ci sta. E Shaarawy comunque è in fase di, si spera pure per la nazionale italiana che sia in fase di ripresa. E chi altro di livello, De Sciglio? Ma diciamo che comunque il reparto difesa centrocampo, i reparti difesa centrocampo quest'anno sono quelli che sono più mancati al Milan, e lì c'è da investire pesantemente, perché comunque centrocampo Montolivo so un anno e mezzo che non gioca, c'è sempre Poli, De Jong anche lui ha la sua età, Muntari anche lui sembrerebbe che non ha più la stessa intenzione di continuare nel Milan, cioè, perché appunto poi c'è un investimento importante su Kondogbia, però secondo me devono investire pesantemente sulla difesa, perché sì, comunque di quattro centrali non ne fanno neanche uno, e quindi già sono partiti un laterale, per questi tre giocatori sono partiti 90 milioni. Un laterale ce l'hanno, perché Abate è un buon laterale, quindi sì, se dovesse essere vero, per ora sembra quello più certo Martinez. Poi certo Ibrahimovic, non so le cifre dell'affare, però sicuramente il Paris Saint Germain se lo farà pagare bene. E guarda, Kondogbia avevo letto era una bella cifra, quanto gli avevano chiesto? 20, sempre intorno, no sempre di più, intorno ai 30 milioni. Sì, 30 milioni, quindi sì. Infatti l'Inter poi sembrerebbe, perché c'era anche l'Inter sul giocatore, sembrerebbe poi dirottarsi su Imbula, un centrocampista dell'Olympique Marsiglia, la notizia di oggi. E poi per continuare a parlare del mercato, diciamo un po' di tutte le squadre italiane, c'è la Juve che prenota Bernardeschi, l'Inter che cerca di rinforzare questa squadra. Si parla di questi famosi nuovi acquisti che ha chiesto Mancini a Tohir, e si parla di Thiago Motta e un giovane, infatti è un bulà. E poi la cosa particolare è uscita, rimbalzava oggi la possibilità di un'eventuale cessione da parte dell'Inter di Kovacic, mm-hmm, appunto per far cassa e poter intervenire pesantemente sul mercato. E la Juve sembrerebbe in una fase un po' particolare, perché se ne parlava un gran bene di questa
di questa squadra che doveva rinforzare ancora di più, una squadra formidabile, però notizia di poco fa.